Sì, no, la FEPS fa parte della presidenza. La decisione è stata presa in un momento, diciamo, in chiusura di riunione, quando non vi era presenza di un nostro rappresentante. Ma comunque la FEPS non c'entra nulla in questa vicenda. È evidente che la FEPS non si occupa del referendum in Italia, si occupa d'altro, diciamo. Quindi teniamo la fondazione al di fuori di vicende politiche che non la riguardano minimamente, diciamo. Io ho chiarito ai socialisti europei, ho risposto, ho chiarito ai socialisti europei appunto che non ci sono le elezioni politiche in Italia, dove ragionevolmente i socialisti europei sosterrebbero il Partito Democratico in quanto membro del Partito Socialista Europeo, ma c'è un delicato referendum costituzionale che divide profondamente la sinistra. Ho spiegato al presidente del Partito Socialista Europeo che l'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani e il maggior sindacato italiano, quello più legato alla sinistra, si sono schierati per il no. Lui non lo sapeva e gli ho fatto capire che è una questione molto controversa, che divide il campo della sinistra, su cui onestamente il Partito Socialista Europeo dovrebbe astenersi dal pronunciare giudizi. Ma non ha rettificato e... però Beh, io non ho rettificato la mia risposta, diciamo, però ho chiarito questi aspetti anche dando delle informazioni che evidentemente non erano state date ai partecipanti alla riunione. E insisto nel dire appunto anche qui, perché ho visto una risposta del presidente Pittella che dice: è naturale che il Partito Socialista Europeo si occupi della stabilità in Italia. Ma insisto, il referendum non riguarda la stabilità in Italia, riguarda il funzionamento delle istituzioni democratiche del nostro Paese, e questa connessione con la stabilità è stata stabilita per errore, egli dice, dal Presidente del Consiglio. Oltre